Chissà, forse potremmo inaugurare una rubrica e intitolarla È mai possibile. Di spunti Trieste ne offrirebbe parecchi. Il più succulento però arriva dal parcheggio all'interno del Silos, struttura a dire il vero non troppo amata dai triestini, però utilizzata dai turisti. In questi giorni risulta sottoposta ad un restauro che si spera non sia soltanto esteriore, giacché sarebbe il caso di togliere di mezzo, con una certa velocità, un manifesto di benvenuto posizionato vicino ad una delle casse. Magari potrebbe interessare i civici musei, già che a ben vedere si tratta di un reperto archeologico. Intanto si accenna all'azienda Consorziale Trasporti, periodo di attività 1977-2001, per cui figuriamoci quanto possano essere aggiornate le indicazioni sui capolinea degli autobus e sul servizio notturno. Poi è bellissimo soffermarsi sulle immagini della città. Vi si trovano Piazza Unità prima della ripavimentazione, Piazza Goldoni prima del rifacimento, la stessa Piazza della Libertà, e questo è ancora più assurdo, prima del restyling, la stazione marittima prima della risistemazione. Se non fosse abbastanza triste e francamente squallido, sarebbe persino divertente. Pensate ad un turista che, lasciata l'automobile al Silos e studiatosi bene il poster, non riesce poi a trovare quei luoghi perché appunto mutati. O al turista che, tornato a riprendere la macchina e che solo allora visualizza il pannello, potrebbe addirittura pensare di non aver visitato quei luoghi e quelle piazze. È mai possibile che gli addetti al parcheggio, che per forza si trovano davanti il manifesto, non abbiano pensato di sbarazzarsene? Anche perché, con i prezzi praticati per le soste in quella struttura, non sarebbe particolarmente difficile farne realizzare uno aggiornato.